candidati, assolutamente, voi avete una festa, e tengo che divertirvi e rimanere una festa. Però è un'occasione anche importante, perché Sanchisio mi ha fatto il 17° anno di età un'altra responsabilità. E approfitto anche del fatto che sono i genitori, perché tanto questa sia una festa della comunità in senso lato, e su questo apprezzo che avete avuto essere qua tutti presenti questa sera. Quindi tre minuti e mi devono. Ma ho voluto scrivere anche perché, non voglio dire una parola in più, ma nemmeno in meno rispetto al momento. Care ragazze e cari ragazzi, ringrazio voi e le vostre famiglie per aver voluto rinnovare questa bella esperienza che è stata inaugurata 8 anni fa. E quindi 8 anni fa, quindi ricordo che voi facciate la quinta elementare in questo senso, in quell'ambito. La consegna della bandiera, che non è uno stendardo per la figlia, ma è simbolo della nostra nazione, vuole essere il sigillo del vostro passaggio fondamentale alla maggiore età. Il compimento dei 18 anni è prima di tutto un traguardo gioioso, entusiasmante, che vi permetterà molti diritti sentiti anche dalla nostra Costituzione. Ma è anche lo spartiacque fra le minori responsabilità della minore età e le nuove responsabilità che la maggiore età comporterà da sé. Di volerlo celebrare insieme con un rito istituzionale da parte del vostro sindaco in veste ufficiale e da parte vostra un segno di grande maturità e da parte mia una piacevole constatazione dello spessore civico-morale dei nostri giovani montaltesi e non. Se tutti i montalti 30, la bandiera che tra poco vi consegnerò e che appenderete all'albero del maggio è anche un simbolo della festa più antica che si celebra nel nostro canadese. Si parla di oltre 200 anni. Fu solamente interrotta, e voi capirete anche sicuramente i motivi, purtroppo durante il ventennio. La festa dei giovani coscritti era la festa degli spiriti liberi, che doveva rappresentare i valori veri della libertà e della solidarietà tra tutti i giovani, poveri o ricchi che fossero. Noi questa sera celebriamo questa ricorrenza, che deve rimanere un grande divertimento e una grande gioia per tutti. Ma aver riservato un piccolo spazio anche ad un momento speciale in cui istituzionale è la testimonianza che voi fate parte e volete far parte di questa comunità. Anzi, voi siete il futuro di questa comunità. Ed è sicuramente gratificante per tutti noi e soprattutto per i vostri genitori che abbiate avuto iniziare questi festeggiamenti con un atto di grande sensibilità civica. La bandiera che stasera vi consegno, e me la riporterete alla fine di questo mese di maggio con la firma di tutti voi sulla posta, sarà tenuta nell'ufficio del sindaco, insieme a quelle che vi hanno preceduto, a testimonianza per i posteri che la classe 1994 è stata una leva che ha saputo essere un gruppo di brillanti coscritti e coscritte, ma ha anche voluto testimoniare il grande senso civico che occorre ai nuovi cittadini maggiorenni della Repubblica. Grazie ragazzi. Allora, ricorda, chi è il vostro, questo è il vostro responsabile per consegnare, questa è la cosa che qua, lui. Andiamo sopra e ricordatevi che questo è un pezzo importante che rimarrà negli anni nella nostra comunità. Grazie ragazzi.
Grazie.